Siano lodati Gesù e Maria. Sempre. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la Santa Messa del 2 di novembre, un giorno che è la commemorazione di tutti quanti i fedeli defunti, e dobbiamo riflettere un po' sul significato di questa ricorrenza che la Chiesa una volta all'anno ci fa celebrare, alla luce del Vangelo che abbiamo ascoltato. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci dà fondamentalmente un annuncio. Qui ci troviamo al momento del giudizio universale, un brano molto famoso, momento in cui l'umanità sarà nettamente divisa in due: coloro che hanno raggiunto la salvezza alla destra e coloro che la salvezza non l'hanno raggiunta, sono maledetti, vanno nel fuoco eterno, il supplizio eterno, chiamatelo come volete. È così, al termine del Vangelo, io ho detto parola del Signore, e purtroppo non è che all'inferno non ci va nessuno, siccome è una cosa terrificante, cerchiamo di esorcizzarla pensando sì, ma è talmente brutta che speriamo che non ci vada nessuno. Non è così, perché dai Vangeli non possiamo affatto dedurre una cosa di questo genere, perché il nostro Signore Gesù Cristo, a differenza di noi mortali, Lui non parla a vanvera, non dice cose inutili. Quindi se parla di questa cosa, non ne parla solo qui, ne parla in tanti luoghi, e se raccomanda di sforzarsi di passare per la porta stretta, se ammonisce, ricordate il Vangelo del ricco Epulone e del povero Lazzaro, stando nell'inferno delle tormenti, che c'è questa cosa, vuol dire che non è una cosa campata in aria. Ma oggi che c'entra con oggi? C'entra con oggi perché dopo il giudizio universale resterà il paradiso e l'inferno, ma prima del giudizio universale, come sapete, c'è un'altra forma di fede, cioè c'è il purgatorio, quindi c'è quel luogo di purificazione dove ci va chi ha raggiunto la salvezza, ma ancora non è in condizioni di poter essere ammesso alla visione beatifica. E come parlo, io devo fare un po' di catechismo oggi, come quello che si fa ai bambini, perché ai bambini si insegnano queste cose. Ma voi sapete, vediamo se sareste capaci di rispondere. Io faccio le domande ma non rispondo, rispondo dopo. Numero uno, chi è che va in paradiso al momento della morte? Ci sarà un modo per discernerlo, no? Secondo, chi è che va al purgatorio? E terzo, chi è che va all'inferno? Perché la Chiesa questo lo insegna, nel catechismo c'è scritto, lo sappiamo. Chi va in paradiso? Chi ha vissuto in grazia di Dio, ha osservato i comandamenti e non ha colpe e pene da espiare agli occhi del Signore. È una cosa molto difficile, ma può succedere. Ci sono due categorie di persone di cui la Chiesa è sicura che quando muore va in paradiso, quindi che non c'è bisogno del processo di canonizzazione, non c'è bisogno di nessuna messa di suffragio. Le uniche due, sapete chi sono? Chi muore martire, versa il sangue per il Signore, oppure un bambino battezzato prima che arrivi all'uso della ragione. Perché un bambino battezzato che non c'è più la macchia del peccato originale non può commettere peccati di nessun tipo fino a quando non usa la ragione, e se muore se ne va diritto sparato in paradiso senza nessun dubbio. Però attenzione, già un bambino di 7-8 anni, io vi ricordo sempre questo episodio, l'apparizione di Maria Santissima a Fatima, quando Suor Lucia gli chiese: ma Francesco ci va in paradiso? La Madonna gli rispose: sì, ma deve recitare tanti rosari, un bambino di anni 8. Perché la Madonna ha detto deve recitare tanti rosari? Perché a anni 8, quindi pur avendo, che può fare un ragazzino di 8 anni nel 1917 in Portogallo, che la fede ce l'avevano pure le pietre a quei tempi lì in Portogallo, nel 1917, che può fare? Può commettere dei piccoli peccatucci veniali, giusto? Ma se la Madonna dice per andare in paradiso deve dire tanti rosari, che significa? Vuol dire che ha contratto delle macchie o dei debiti con la Divina Giustizia, che per espiarli ci vogliono tanti rosari. Per cui se morendo, se fosse morto senza dirgli quei rosari, lui è andato molto oltre, pur essendo un bambino di 8 anni, avrebbe dovuto stare un po' di tempo in purgatorio. Questo è il mistero del purgatorio. Mistero del purgatorio che noi dobbiamo prendere sul serio per due motivi, figlioli miei cari. Primo, per il motivo per cui la Chiesa oggi ci fa celebrare, non solo oggi, ma il mese di novembre, che è dedicato ai defunti. Perché se non prendiamo sul serio il purgatorio,
noi saremo poco attenti e poco solleciti nella grandissima opera di misericordia che sono i suffragi. In purgatorio, io a tempo fa feci una catechesi che si chiamava così, il purgatorio non è una sala d'aspetto, cioè hai visto, no? Già le sale d'aspetto non sono tanto di... Vado dal dottore, ci stanno 5 persone avanti a me, e mi tocca che mi metto seduto e faccio la fila, che barba, devo aspettare mezz'ora, quindi c'è un'attesa e poi finalmente entro il medico una visita, però uno si scoccia soltanto per la sempre l'attesa. Il purgatorio non è così. Non è che ti metti seduto al tavolino e te leggi il giornale prima che ti paradiso. Non funziona così. Perché nel purgatorio, sempre la Chiesa insegna autorevolmente attraverso papi e concili, non c'è soltanto la pena del danno, c'è un tempo in cui tu sarai privo della visione beatifica, ma c'è la pena del senso. Si soffre. E tanto più a lungo, quanto maggiori sono il numero e la gravità dei peccati commessi per i quali non si è fatta sufficiente penitenza in vita. Peraltro le anime del purgatorio non possono aiutarsi da sole, cioè se io sono un grande peccatore e un giorno mi converto e mi vado a confessare, posso pure dire, bene, da oggi in poi comincio a fare un sacco di digiuni, faccio un sacco di rosari, vado a messa tutti i giorni, in modo tale che con queste opere penitenziarie mi saldo i debiti con la Divina Giustizia. Lo possiamo fare, certo, è una cosa molto saggia. E il purgatorio, secondo voi, le anime del purgatorio non possono fare questo qui? Non lo possono fare. Se nessuno gli dà la mano e l'aiuta, staranno, come dice Gesù nel Vangelo, lì in quel luogo, fino a quando non avranno pagato fino all'ultimo spiccio. Non crediate a tutte le stupidaggini che si dicono oggi in giro, l'immagine del Dio bonaccione che chiude un occhio e che va tutto bene. Non è così. I santi, i dottori, la Chiesa non hanno mai insegnato queste cose. Dio certamente che è misericordioso, ma è anche somma giustizia. In paradiso non si entra nemmeno con un'imperfezione involontaria e non espiata. Io non vi dico queste cose per impaurirvi o per mandarvi per sotto la giornata, ma perché capite? Se una persona comincia a pensare che il purgatorio forse manco esiste, oppure se uno sta là, vabbè, se sta a fare una passeggiatina, ma gliene farà dire messa di suffragio? Ma anche no. Dirà qualche rosario con le anime del purgatorio? Ma forse no. La dirà qualche corona dei 100 regni? Nemmeno. Capite? C'erano i santi che facevano digiuni e penitenze, le flagellazioni con le anime del purgatorio. Andatela a leggere, io lo sto leggendo durante le veglie di preghiera, abbiamo cominciato un libro stupendo, scritto da due sacerdoti, si chiama Il Purgatorio nella rivelazione dei santi e dei mistici. Ma guardate che c'è stato veramente un repertorio lì, stupendo. Quindi questo vale sia per la carità verso le anime dei defunti, ma sia anche per noi. Cioè, perché se io penso, vivendo, che vabbè, campo, campicchio, vivo, poi tanto moro e tanto il nostro Signore fa così e va tutto bene, è ovvio che farò un tipo di vita differente, no? Se io credo che in paradiso non si entra, se no, se si ha anche solo una piccola imperfezione involontaria non purificata, è chiaro che numero uno starò attento a camminare verso la santità e numero due, se sono consapevole di aver commesso delle colpe più o meno gravi, cercherò, a meno che non sono fuori di testa, di fare quello che posso, quello che riesco per farla qui un po' di penitenza, a modo da mi risparmio un po' di purgatorio, almeno un po' di purgatorio, capite? È importantissimo, per questo che la fede, da noi parroci soprattutto, deve essere insegnata così come ci è stata consegnata. Voi potreste anche non crederci a quelle cose che dico, vi sconsiglio di farlo, perché io non sto parlando a nome mio personale, io sto parlando a nome di Cristo e della Chiesa e ogni volta che parlo da qui io parlo sempre e solo a nome di Cristo e della Chiesa, non dico cose mie, mai, per nessun motivo, capite? Quindi però non posso obbligarvi a credere, però noi dobbiamo essere formati con una fede che sia aderente alla verità e che tenga, prenda atto delle cose così come Dio ce le ha rivelate e come la Santa Chiesa in 2000 anni le ha sempre proposto a credere, perché possiamo agire di conseguenza. Perché farsi un'idea completamente sballata o sfalsata delle verità di fede o di chi è Dio comporta delle conseguenze. Perché la Chiesa oggi, sapete, oggi un prete può celebrare 3 messe, può farlo soltanto senza permesso, anche tutte e 3 private, può farlo solo oggi e a Natale.
Sapete, e una di queste però deve essere applicata per tutti i fedeli defunti, perché c'è un sacco di gente in purgatorio che manco una messa fanno lì. E io ci credo, perché io sono prete da 20 anni, guardate che non tutti fanno dire la messa dell'ottava, neanche dell'ottava o del trigesimo ai defunti, perché oggi non ci crede più nessuno. Uno è morto, abbiamo fatto il funerale, buonanotte, sì, mi manca un po', è finito il discorso. Manco l'ottava e il trigesimo. Immaginate se uno sta inguagliato, come sta un sacco di gente, siamo andati a leggere quelle storie dei santi e dei mistici, gente che si fa 500, 1000 anni di purgatorio. Cioè, sta lì, quelli stanno tutto l'anno a far conto alla rovescia per il 2 novembre, perché se li tira nessuno, se viene una messa l'anno, tra l'altro, e poi ricomincia il conto alla rovescia per il prossimo 2 di novembre. Ma questo dipende dal fatto che purtroppo, perché se uno ci credesse, scusate, quando sono morti mio padre e mia madre non voglio portarmi avanti, lo so io quante messe gli ho fatto dire, ma una marea li ho fatti dire. E guardate che non erano, insomma, poi Dio soltanto sa, non è che erano cristiani, erano credenti, che ci portavano loro a messa, quindi, cioè, era gente che cercava di comportarsi in un certo modo, forse non erano santi, però erano bravi cristiani. Perché io da figlio dico, cosa posso fare? Che faccio? Le tappiagne che sono morti papà e mamma? Che serve? Se gli voglio fare un regalo, se hanno qualcosa da espiare, cerco di mandarli in paese il più presto possibile. Poi se ne servono più, le prende la Madonna e le darà qualche anima abbandonata, no? Però capite, per fare questo uno ci deve credere, perché se non ci crede, o se pensa, vabbè, ma questo tutto sommato, mia madre, per esempio, mia madre è l'immagine della rettitudine, cioè uno potrebbe pensare, questa sarà andata in paradiso, glielo auguro, d'accordo, però se non c'è andata è meglio che gli facciamo di qualche messa, capite? Non è facile andare per direttissima in paradiso, noi ce lo dobbiamo togliere dalla testa. Io dico queste cose perché quando ero ancora non prete, laico, seminarista, io ho sentito certe prediche, scusate, ma certi funerali, che chi l'ha fatta bisognerebbe arrestarlo. Alcune cose me le raccontarono i miei familiari. Una volta venne una mia parente di X e mi disse, zio, ma tu sei esagerato, perché è morto, questa gli era morto un amico, d'accordo? Un amico, un giovanotto, 20 anni però, un giovanotto di oggi, canne, serate brave, atteggiamenti sessuali disinvolti, bestemmie, mai andato a messa. Ci sono andato al funerale e poi ti ha detto che quello è un angelo del cielo che sta a pregare per noi in paradiso. Sei tu che sei esagerato, zio. Secondo voi chi c'ha ragione? C'ha ragione quel prete? Capite, no? Quindi non è che stiamo parlando di questioni indifferenti, perché a seconda di come io mi orizzonto su queste cose sono poi dei comportamenti diversi, sia per quello che riguarda la mia vita e la consapevolezza che un giorno dovrò morire io e rendere conto al Signore di quello che ho fatto e di come sto dinanzi a Lui, e sia il mio comportamento nei confronti di quelli che ci hanno preceduto nel grande transito e che se ci hanno bisogno d'aiuto, vi raccomando, siamo solleciti nel dare. Non c'è niente di più gradito al Signore che andare in aiuto delle povere anime del purgatorio, che soffrono tanto e che dipendono totalmente dai nostri aiuti e dai nostri suffragi. Siano lodati Gesù e Maria.